Cari amici del Diario Motori, ben ritrovati. Le vacanze della Formula 1 stanno volgendo al termine, poco prima del prossimo Gran Premio, il Gran Premio del Belgio che si svolgerà a Spa la prossima settimana, ed anche le mie vacanze dunque stanno svolgendo al termine. Però questo video ovviamente non ha una funzione evocativa, bensì la funzione di fare un pochettino il punto della situazione anche per quelli che saranno i regolamenti del 2017. E la location dove ci troviamo non è per nulla casuale. Siamo a Es Village, a pochi chilometri da Monte Carlo. Monte Carlo che l'anno prossimo appunto sarà protagonista di un gran premio con le monoposto aggiornate dalle regole 2017. Monoposto estremamente veloci, estremamente performanti. Sulla pista di Monte Carlo non si avrà l'effetto dell'incrementato carico aerodinamico, ma si avrà un grande effetto per quanto riguarda l'incrementata trazione meccanica delle nuove monoposto. Quindi un tracciato, anche quello monegasco, dove le monoposto saranno estremamente veloci, ma soprattutto riusciranno ad avere un'aderenza meccanica incrementata dal 25% di superficie di appoggio dei pneumatici rispetto a quelle attuali. Un gran premio dunque che ci aspetterà l'anno prossimo, da vedere anche sotto il profilo tecnico per capire effettivamente quanto le monoposto 2017 saranno adeguate al tracciato cittadino. È da ritenere infatti importante un fattore: è la prima volta che la federazione incrementa le prestazioni delle monoposto in oltre 30 anni, possiamo dirlo. Di solito ogni volta i nuovi regolamenti erano volti appunto ad una riduzione delle prestazioni. Questa volta invece avremo un incremento notevole. Nei tracciati cittadini come Monte Carlo è prevedibile un aumento di soli, e dire soli è ovviamente risibile, 2 secondi e mezzo circa. In tracciati veloci, dove quindi la parte aerodinamica conterà moltissimo, si raggiungeranno oltre 4 e 5 secondi di incremento sui tempi, cioè ovvero i tempi migliori rispetto agli attuali. Quindi sarà tutta una cosa da vedere. Certo, oramai adesso quello che ci porta a pensare è il fatto di portarci da qui a qualche giorno verso il Gran Premio di Spa, e parlare appunto di temi di maggiore attualità, ovvero la Red Bull che si è dimostrata adesso essere diventata l'avversaria numero uno della Ferrari, non più la Mercedes, nonostante la Ferrari ci creda ancora. A questo punto vi rimando al prossimo video, che sarà un video appunto di anticipazione del prossimo Gran Premio. A presto dunque.